Non è un'azienda che dovrebbe fallire, chiudere, trovarsi in questa difficile situazione. C'è una visita questa mattina dell'onorevole Laura Boldrini alla Fimer occupata dai lavoratori e poi ci sono le richieste dei sindacati al governo. Beh, intanto siamo qui prima di tutto per ascoltare le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici. Mi sembra doveroso che chi rappresenta questo territorio in Parlamento si occupi di queste situazioni difficili. È un'azienda che non dovrebbe in teoria avere un problema perché produce qualcosa che ha un grande, vastissimo mercato, no? Pannelli fotovoltaici, componenti, quindi dico è una situazione surreale, deve assolutamente terminare questo stato di precarietà e bisogna trovare chi è in grado di gestire questa azienda, perché chi la sta gestendo adesso ha dimostrato di non essere all'altezza. Quindi noi ci occuperemo, abbiamo già fatto un'interrogazione, continueremo a occuparcene, ci sono interlocuzioni con il ministro Urso ed è questo il motivo per cui credo che sentire direttamente la questione da chi la vive sulla propria pelle sia importante per poi poterla rappresentare e dare una mano per la soluzione finale, che deve necessariamente essere per la continuazione dell'attività, ma con una, diciamo, un passaggio che sia solido, non fondi che poi non arrivano al dunque e tengono lavoratori e lavoratrici completamente sospesi. Quindi ecco, dobbiamo voltare pagina. Dopo il mancato accordo con il fondo di investimento Greybull McLaren, il prossimo 14 giugno è in calendario l'udienza presso il Tribunale di Arezzo per decidere sullo stato di insolvenza. L'avvertenza va avanti da oltre un anno e mezzo e per il momento non ci sono soluzioni all'orizzonte. Noi oggi abbiamo un'azienda che ha gli ordini, ha le potenzialità, ha il know-how, ma di fatto c'è stata una mala gestione da parte dell'attuale proprietà. Quindi è necessario, ed è questa una richiesta che faremo all'onorevole e alla politica in generale, che ci sia una proposta di legge che vada nella direzione anche di definire, normare e regolare le ipotesi in cui un'azienda rischia il fallimento a seguito di una mala gestione.